Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù. Io sono Nicodemo Fabiano. Oggi è il martedì 23 febbraio del 2021. Noi continueremo quest'oggi a leggere la parola del Signore. Perché? Perché questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, stiamo qui per leggere la parola del nostro Signore. Durante questa giornata noi leggeremo Esodo capitolo 22, dal versetto 16 fino al capitolo 24, versetto 18. Allora, continuiamo la nostra lettura, Esodo capitolo 22, partendo dal versetto 16. Dice così la parola del nostro Signore. Se uno seduce una fanciulla non ancora fidanzata e si unisce a lei, dovrà pagare la sua dote e prenderla in moglie. Se il padre di lei rifiuta assolutamente di dargliela, il seduttore pagherà una somma pari alle dote che si è soliti dare per le fanciulle. Non lascerai vivere la strega. Chi si accoppia con una bestia dovrà essere messo a morte. Chi offre sacrifici ad altri dei, anziché solo al Signore, sarà sterminato come anatema. Ancora, non maltratterai lo straniero e non lo opprimerai, perché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. Non affliggerete, dice la parola del Signore, né la vedova né l'orfano. Se in qualunque modo li affliggi ed essi gridano a me, io udrò senza dubbio il loro grido. Ma la mia ira si accenderà e io vi ucciderò con la spada. Le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. Se tu presti del denaro a qualcuno del mio popolo, al povero che è presso di te, non ti comporterai con lui da usuario, non gli imporrai interesse. Se prendi impegno il vestito del tuo prossimo, glielo restituirai prima che tramonti il sole, perché esso è l'unica sua coperta, è la veste con cui si avvolge il corpo, con che dormirebbe, e se egli grida a me, io lo udrò, perché sono misericordioso. Non bestemmierai contro Dio e non maledirai il principe del tuo popolo. Non indugerai a offrirmi il tributo dell'abbondanza delle tue raccolte e di ciò che colla dai tuoi frantoi. Mi darai il primogenito dei tuoi figli. Lo stesso farai del tuo grosso e del tuo minuto bestiame. Il loro primo parto rimarrà 7 giorni presso la madre, l'ottavo giorno me lo darai. Voi sarete degli uomini santi per me. Non mangerete carne di bestia trovata sbranata nei campi, la getterete ai cani. Esodo capitolo 23. Non spandere voci calunniose, non favorire l'empio attestando il falso, non andare dietro alla folla per fare il male e non deporre in giudizio schierandoti dalla parte della maggioranza per pervertire la giustizia, così pure non favorire il povero nel suo processo. Se incontri il bue del tuo nemico o il suo asino smarrito, non mancare di ricondurglielo. Se vedi l'asino di colui che ti odia caduto a terra sotto il carico, guardati bene dall'abbandonarlo, ma aiuta il suo padrone a scaricarlo. Non violare il diritto del povero nel suo processo. Rifugi da ogni parola bugiarda e non far morire l'innocente e il giusto, perché io non assalverò il malvagio. Non accettare nessun regalo, perché il regalo acceca quelle che si vendono, che vedono, e corrompe le parole dei giusti. Non opprimere lo straniero. Voi non conoscete lo stato d'animo dello straniero, poiché siete stati stranieri nel paese d'Egitto. Versetto 10, capitolo 23. Per 6 anni seminerai la tua terra e ne raccoglierai i frutti, ma il 7º anno la lascerai riposare in colta. I poveri del tuo
popolo ne godranno, le bestie della campagna mangeranno quel che rimarrà. Lo stesso farai della tua vigna e dei tuoi ulivi. Poi, 6 giorni farai il tuo lavoro, ma il 7° giorno ti riposerai, perché il tuo bue e il tuo asino possono riposarsi e il figlio della tua serva e lo straniero possono riprendere fiato. Farete attenzione a tutte le cose che io vi ho dette e non pronunzierete il nome dei dei stranieri. Non lo si oda uscire dalla vostra bocca. 3 volte all'anno mi celebrerai una festa. Osserverai la festa degli azimi per 7 giorni. Mangerai pane azimo, come te l'ho ordinato al tempo stabilito del mese di Abib, perché in quel mese tu uscisti dal paese d'Egitto. Nessuno ti presenterà davanti a me, si presenterà davanti a me a mani vuote. Osserverai la festa della mietitura con le primizie del tuo lavoro, con quello che avrai seminato nei campi e la festa della raccolta. Alla fine dell'anno, quando avrai raccolto dai campi i frutti del tuo lavoro, 3 volte all'anno tutti gli uomini si presenteranno davanti al Signore vostro Dio. Non mi offrirai il sangue della vittima insieme con pane lievitato. Il grasso dei sacrifici della mia festa non sarà conservato durante la notte fino al mattino. Porterai alla casa del Signore Dio tuo il meglio delle primizie della terra. Non farai cuocere il capretto nel latte di sua madre. Ancora, io mando un angelo davanti a te. Molto importante questo. Io mando un angelo davanti a te per proteggerti lungo la via e per introdurti nel luogo che ho preparato. Davanti a lui comportati con cautela e obbedisci alla sua voce, non ribellarti a lui, perché egli non perdonerà le vostre trasgressioni, poiché il mio nome è in lui. Ma se obbedisci fedelmente alla sua voce, fai tutto quello che io ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici, l'avversario dei tuoi avversari, poiché mio angelo andrà davanti a te e ti introdurrà nel paese degli Amorrei, degli Ittiti, dei Ferisei, dei Cananei, degli Ivei, dei Jebusei e li sterminerò. Tu non ti prostrerai davanti ai loro dei. Non servirai loro, non farai quello che essi fanno, anzi li distruggerai interamente e li spezzerai le loro statue. Servirete il Signore il vostro Dio ed egli benedirà il tuo pane e la tua acqua. Io allontanerò la malattia di mezzo a te. Nel tuo paese non ci sarà donna che abortisca né donna sterile. Io renderò completo il numero dei tuoi giorni. Io manderò davanti a te il mio terrore. Metterò in rotta ogni popolo presso il quale arriverai e farò voltare le spalle davanti a te a tutti i tuoi nemici. Manderò davanti a te i calabroni che scacceranno gli Ivei, i Cananei, gli Ittiti dalla tua presenza. Non li scaccerò dalla tua presenza in un anno affinché il paese non diventi un deserto e le bestie dei campi non si moltiplicano a tuo danno. Li scaccerò dalla tua presenza poco a poco affinché tu cresca di numero e possa prendere possesso del paese. Fisserò i tuoi confini dal Mar Rosso al mare dei Filistei, dal deserto fino al fiume, poiché io vi darò nelle mani degli abitanti del paese. Tu li scaccerai dalla tua presenza. Non farai nessun patto con loro né con i loro dei. Non dovranno abitare nel tuo paese perché non ti inducano a peccare contro di te. Tu serviresti i loro dei e questo sarebbe un laccio per te. Allora, Esodo capitolo 24, questo capitolo noi andiamo fino al versetto 18. Dice così la parola di Dio. Poi Dio disse a Mosè: sali verso il Signore, tu e Aarone, Nadab, Abiù e i 70 degli anziani di Israele e adorate da lontano. Poi Mosè solo avanzerà verso il Signore, ma gli altri non si avvicineranno, neppure il popolo salirà con lui.
Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le leggi, e tutto il popolo rispose a una voce e disse: «Noi faremo tutte le cose che il Signore ha dette». Mosè scrisse tutte le parole del Signore, poi si alzò la mattina presto e costruì ai piedi del monte un altare e 12 pietre per le 12 tribù di Israele. Mandò dei giovani israeliti a offrire olocausti e a immolare tori come sacrifici di riconoscenza al Signore. Mosè prese la metà del sangue e la mise in catini, l'altra metà la sparse sull'altare. Poi prese il libro del patto e lo lesse in presenza del popolo, il quale disse: «Noi faremo tutto quello che il Signore ha detto e ubbidiremo». Allora Mosè prese il sangue, se ne asperse il popolo e disse: «Ecco il sangue del patto che il Signore ha fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole». Poi Mosè e Aarone, Nadab e Abiù e 70 degli anziani di Israele salirono e videro il Dio di Israele. Sotto i suoi piedi vi era come un pavimento lavorato in trasparente zaffiro e simile per limpidezza al cielo stesso. Ma egli non stese la sua mano contro quelli eletti dei figli di Israele. Anzi, essi videro Dio e mangiarono e bevero. Il Signore disse a Mosè: «Sali da me sul monte e fermati qui. Io ti darò delle tavole di pietra, la legge e i comandamenti che ho scritto, perché siano insegnati ai figli di Israele». Mosè dunque si alzò con Giosuè, suo aiutante. Mosè salì sul monte di Dio e disse agli anziani: «Aspettateci qui finché non torneremo da voi. Aarone e Ur sono con voi. Chiunque abbia qualche problema si rivolga a loro». Mosè dunque salì sul monte e la nuvola ricoprì il monte. La gloria del Signore rimase sul monte Sinai e la nuvola lo coprì per 6 giorni. Il 7º giorno il Signore chiamò Mosè di mezzo alla nuvola. Ai figli di Israele la gloria del Signore appariva come un fuoco divorante sulla cima del monte. Mosè entrò in mezzo alla nuvola e salì sul monte. Mosè rimase sul monte 40 giorni e 40 notti. Parola del Signore. Noi ringraziamo davvero con tutto il cuore per la parola di Dio, per i suoi precetti, per il suo insegnamento e per come dà a noi l'occasione di mettere in pratica questi insegnamenti e soprattutto le grandi benedizioni che Lui offre a noi, a condizione che noi, più che rispettarlo, mettiamo in pratica, in obbedienza, la sua parola. Io ti aspetto domani per continuare a leggere la parola di Dio insieme a me. Questo è Leggiamo la Bibbia Insieme, quindi che il Signore possa davvero benedire la tua vita. Metti un like, condividi, continua a leggere la parola del Signore nel nome di Gesù.